Buongiorno, buongiorno coccodrilli. Questa mattina ci si sveglia con la carica giusta, con gli obiettivi in testa, si inizia a correre per davvero. Non esistono scuse, non esistono i se, non esistono i ma. Questa mattina esiste solo la carica. E allora, popolo del mattino, ci siamo o no? E allora questa mattina, concentrazione, focus, voglio belli carichi! E se sei un coccodrillo, dillo! Forza ragazzi, let's go! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno un cazzo! Ma perché? Non dormi mai! Sì, si va a ronfà! Buongiorno! Buongiorno! Ah, io sto di questa... Levati che sento freddo! Ma no, li chiami il sottomarino, ce l'hai tu? Ma va per culo, va, va! Ma la pia! Va pia, li chiami il sottomarinino! Ah. Niente, oggi il sottomarino non si pia! No! Vabbè! Sta pieno, pieno di figa. Mi corre, porco. Ma anche stavolta è andata bene. Eccoci qua. Taglio professionale. Vai Ale, taglia la testa che quella no. Serve, poi buono insomma. Ci serve ancora, non tanto ma... Vai, va dritto. Ma perché? Ma come perché? Che sto vedendo? Come stai? Mi sto bene! Oh! Oh nonnino! Ehi! Ma quanto sei carino stasera! Sì, anche sul pepino! No! Oggi ride contento il coccodrillone, eh? Certo! Dopo ti fa vedere una cosa, ti ricordi quel dispetto che ti ho fatto? Camera, ti avevo tirato il pezzo, d'accordo? Per l'amor della Madonna, non me la ricordate! E ancora c'è un po' di pelle dentro la camera. Sì, ma sta che non si arpulisce mai. No, non si arpulisce no, mai. No, perché ruzzo non vanno a finire da tutte le parti. Allora, per l'amore della Madonna, me la ricordo. Quanto pelle ci è rimasto, casomai ce ne mettiamo di più. Perfetto! C'è proprio mai! Che bozza fa le fiamme! Dai il culo, ma è possibile che non si può vedere mai niente, arriva e fai dispetto. Ma lei che ne spenta qua? È meglio, no? Ma che è meglio? Aperti gli impianti, incredibile, ha nevicato. Sì, sì, ma io non puoi, cazzo mio. Sì, certo, però di qui ha nevicato, è più formaggio che minestra. E vabbè, gli fa niente. L'ho comprato e ce lo metto. E dopo? E me lo magno. Arsughe? Mi, c'è brutto cazzo! No! Guarda come arzuga! Anche la bruschetta? Oh! Solo i fiori no. Sulla data di arrivo! Nonno! Oh! Oh no! Anche la bruschetta? Perché? Perché? Oh! Oh no! Oh no! Dimmi anche la, se anche la bruschetta o no! Me fa monte caloio! Dimmi se anche la bruschetta o no! Anche la bruschetta! Anche la bruschetta! Che cazzo! Ah! No! Che ha convocato la corretta e senza staccare no? No, lo stacco è meglio. Ma che stacco? È meglio, cazzo? Ah. È meglio, no, la retta stacca. Sì, io non me ne accorgo. Stacca anche questo. Mannaggia. Che va a vedere? Fa sentire. Ah sì, adesso fa. Bene che non ci sente. Il controllo della stanza, tu che stronzo. No, stronzo un cazzo. Un via stacca i figli. Biglietto venduto a Lissone, provincia di Brianza. Ma te sciacco dico io! Ma davvero devi vedere! Te sciacco dico io! Ma famo il presepino! Ma vaffanculo tu e per te! No! No, questa non è considerata bestemmia. Intanto lei incredibile, impasta, impasta, che cosa stiamo facendo? Sto facendo la pasta, la vedi?
pasta per cappelletti, eccola! Pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Tu sei un testa di cazzo! Mancazzo nucleare! Sei un testa di cazzo nucleare! Che ne fa su pane come su porca testa! Hai capito? Volte, e non smette di rompi i coglioni con sto numero a chiamare? Stronzo! E adesso? E adesso? Oh. Vabbè, il rovino! E adesso? E adesso? Oh, anch'io? No, ma perché? Ho capito. Per sapere chi è sto testo di cazzo che telefona a me e non risponde, come si può fare? Era piglia lo scotto. Io lo piglia il cazzo. No, dammi retta, era piglia. Quello del telefono c'è un tastino minerante. Tu lo pigli e gli. Qual è? Quello sopra il Panther. Oh, era chiama al 130 pini. Hai capito? Oh, o oh no? Ma basta, tu e io. Allora, è semplice. Tu fai il 107 picchi e ti dice quello che. Tu vai da giù a fanculo, vabbè? Va a fanculo, è bello e fa. Ma sempre di lì, ora andiamo, mi sono stufato. Allora, io penso che una delle fortune più belle ce l'ho io. Una nonna che cucina, che fa tutte le cose fatte a mano, raga. Questo è impossibile non assaggiarlo. Lo assaggio io per voi. Brava nonna. Dai, ma c'è. Voglio bene. Raga, trovare le donne così, ma guardate con che maestria. Tac. Tac. Ma poi voglio continuare ancora con un video. Si sente proprio l'odore, raga, delle tradizioni. Boh, vabbè. Comunque, venerdì vi porteremo un po' di Umbria in giro. Cercheremo, vi dicevo, di portare un po' di Umbria in giro per l'Italia. Vedrete che bella cosa, vero nonna Maria? Ma guarda, mamma mia, che spettacolo. Certo, la nonna Maria ce n'è una sola, raga, eh. Questa è vera. Ma ce l'hanno tutte le nonne. Coccodrilli, eccomi qua, pigiama già pisciato, mi raccomando, ricordatevi sempre che con questi pigiama si deve fare la pipì prima, deve essere già pisciato, perché sennò la notte è un disastro. Comunque, a parte le minchiate, voglio ringraziarvi tutti per avermi supportato, per avermi condiviso, per aver fatto quello che vi avevo chiesto con il video su YouTube. E ragazzi, questo è il mio mondo. Io ogni giorno cerco di farvi vedere qualcosa, cerco di farvi divertire. Io sono una persona normalissima, lavoro come tutti, 9 ore, 10 ore sto fuori di casa e cerco sempre di farvi divertire e occupo anche delle volte il mio tempo libero, quindi a volte cerchiamo, no, di capirci. A me piace creare, piace inventare i video, piace questo, quindi mi sono buttato anche per questo su YouTube.